un fine settimana tutto napoletano nella sua città natale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato stamattina per partecipare anzitutto alle celebrazioni per i 70 anni dei moti insurrezionali delle Quattro Giornate di Napoli. Un appuntamento al quale il Capo dello Stato teneva molto e che si è svolto prima nel cortile del Maschio Angioino, dove è stato accolto dalle note del silenzio ed ha deposto una corona di alloro in ricordo dei caduti, e poi nella Sala dei Baroni, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Occasione non solo di celebrazione storica, ma di riconoscimento e di omaggio alla città delle Quattro Giornate e nello stesso tempo di incoraggiamento e di fiducioso appello alle sue forze più vive. Ha un significato straordinario che lui sia venuto qui in un momento tra l'altro così delicato per il paese. Ha confermato la sua presenza, 70 anni dalla ribellione di popolo che furono le Quattro Giornate nel 1943 contro l'oppressione nazista. Napoli, città della resistenza, città della Costituzione repubblicana. Quindi siamo molto orgogliosi che oggi la città è unita e accanto alla città c'è il Presidente della Repubblica. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al Capo dello Stato e al Sindaco, di cui potete ascoltare il discorso integrale nello specifico servizio qui sul canale multimediale del Comune di Napoli, anche l'Associazione Nazionale Partigiani e l'Istituto Campano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi. C'è necessità di un incoraggiamento, ma c'è necessità anche di un riconoscimento e di un'attenzione sul piano nazionale verso Napoli. Successivamente il presidente si è recato in visita al carcere di Poggioreale, nella cui chiesa ha incontrato i detenuti, accolto dal capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburrino e dalla direttrice dell'istituto Teresa Abate. Non è giustizia essere costretti a scontare la pena che molti di voi sono costretti a scontare. Quella non è giustizia e non è costituzione. E noi abbiamo il dovere di cambiare questo stato di cose. E non solo di dover corrispondere ad un obbligo giuridico, non è solo una sentenza della Corte di Strasburgo che noi dobbiamo rispettare. Noi dobbiamo rispettare l'imperativo umano. Arrivederci a tutti. Sì, è una giornata straordinaria per la nostra città, i 70 anni e le Quattro Giornate, la presenza del Presidente della Repubblica nonostante il grave quadro politico nazionale, poi questa visita che abbiamo fatto insieme al carcere di Poggioreale per ricordare la situazione di invivibilità assoluta in cui sono costretti i nostri detenuti della nostra città a vivere quotidianamente. La pena deve essere umana e giusta. Poggioreale fa parte della nostra città e i detenuti sono nostri concittadini, quindi è stato anche un bel segnale questo, vicinanza comunque alle persone che soffrono. Napoli oggi ha dato il volto di una grande dignità, la dignità di una città che sa farsi da sola, che 70 anni fa è stata in prima linea nella liberazione e che oggi con grande dignità, umiltà e fermezza cerca di rinascere.